A pochi giorni dalla ripresa degli asili nido, la cui riapertura è prevista per il 1° settembre, tornano a farsi sentire i genitori dei 180 bambini in graduatoria. Il rischio è di non usufruire dei costi calmierati, in quanto la convenzione comunale, finora finanziata col progetto Il Nido, diritto dei bambini, non è stata rinnovata. Dopo l'incontro dello scorso 27 luglio con l'assessore agli asili nido, Maria Rita Paoni Saccone, i genitori non hanno ancora ricevuto una risposta. Alba Mucia e Laura Iannaccone. Dal 27 luglio non è cambiato nulla. Assolutamente nulla, infatti siamo abbastanza arrabbiati sotto questo punto di vista, visto che ci è stato promesso nell'incontro del 27 luglio che entro pochi giorni avrebbero risolto questo problema. Sono 180 famiglie che si troveranno in difficoltà a settembre con i figli al di sotto dei 3 anni, perché si parla della fascia d'età da 0, diciamo, fino ai 3 anni. È un problema anche economico, perché una famiglia monoreddituale non può affrontare una retta di un asilo nido privato che varia dai 450 ai 700 euro mensili. Direi fondamentale, signora Laura, la La tempistica. tempistica, in quanto il comune ha bisogno di fare di nuovo il bando, se mai trovasse i soldi con una variazione di bilancio o come può, e avvisare i nidi privati dove non ci sono praticamente più posti liberi e rimettere insieme la convenzione per noi genitori, soprattutto per quelli che ne hanno già usufruito in passato e che quindi sono veramente in attesa. Entro 20 giorni sicuramente non sarà possibile fare tutto ciò e non possiamo assolutamente permetterci dei nidi privati che su Pescara raggiungono cifre folli. Ecco, dal comune fanno sapere, segnatamente l'assessore Paoni Saccone, che i fondi dal governo non sono ancora arrivati, però stanno lavorando alacremente in comune per risolvere la situazione. Noi questo lavoro alacre al momento non lo abbiamo visto, ci è stato detto che sarebbe stato fatto, ma dal 27 luglio ad oggi la situazione non è cambiata, non siamo state contattate, non sono stati contattati i gestori dei nidi con i quali noi siamo in contatto quotidianamente. Poi, signora Alba, c'è anche la questione tuttora irrisolta del CP. Eh sì, questo è un altro tipo di problema, nel senso che c'è un asilo nido, il CP, che è già stato ristrutturato. Non rientriamo nei tempi, nel senso che per aprire questo asilo nido servono le maestre, che ovviamente al momento non ci sono, e serve aprire il bando. E anche con l'apertura del CP non risolviamo l'esigenza di tutte le 180 famiglie, perché se sono 40 posti, allora rimangono 140 famiglie sempre fuori. Insomma, se non dovessero cambiare le cose, le rette potrebbero essere totalmente a carico delle famiglie. Questo non è possibile. Esattamente. E questo in una città come Pescara, dove le rette dei nidi privati sono alle stelle, ma anche quelle del comunale. Io non ve lo nascondo che il comune ha scelto proprio quest'anno per alzare le rette dei nidi comunali, siamo su cifre che probabilmente neanche a Milano sono così alte.